Buongiorno, mi chiamo Gian Antonio Locatelli e sono il proprietario di questa azienda agricola che si chiama Castelbosco e sono anche il fondatore del Museo della Merda, che è partito da una mia idea di valorizzare sotto tutti gli aspetti questo concetto di trasformazione di un materiale. L'abbiamo voluto chiamarlo col nome proprio di merda, non letame oppure altri nomi più edulcorati, perché volevamo dare il senso proprio del materiale più basso e quindi la valorizzazione, il valore aggiunto che è stato dato a questa cosa. Quindi siamo riusciti a declinare tutto il discorso della merda in tantissimi modi, dall'energia elettrica al calore. Noi recuperiamo tutto il calore per scaldare le stalle, per scaldare il museo, per scaldare la casa. Col calore stesso riusciamo a trasformare il digestato in un concime organico. Quindi vi invito ad entrare, a vedere il museo e vi spiegherò alcune cose alcune installazioni del museo. Benvenuti, siamo entrati in una delle sale più emblematiche del museo. Dietro di me c'è un quadro di Claudio Costa che rappresenta un po' la mia filosofia di imprenditore e anche di vita, e è l'uomo, la natura e la cultura. Quindi, e poi all'interno di questa stanza è rappresentata anche la capanna di Castelbosco, che è una riproduzione di un'antica capanna etrusca che veniva realizzata con letame, con la paglia e con altri materiali. Questa è considerata anche un'opera d'arte perché è circolare, rappresenta il circolo virtuoso della vita, un po' tutto il discorso che facciamo noi, cioè quindi la merda che è un materiale che continua a rigenerarsi e a trasformarsi da morte a vita in continuazione. Questa è la stanza del quarto stadio, praticamente dove noi recuperiamo il digestato per utilizzarlo anche per fare concime organico e mattoni. I mattoni sono fatti con l'80% di letame digestato e il 20% di argilla. È solamente un esempio per far vedere di quante cose noi possiamo attingere per trasformare appunto la merda. Plinio, che era uno storico, nella Naturalis Historia aveva descritto come i vari tipi di escrementi degli animali potessero servire per curare alcuni tipi di malattie dell'uomo. Quindi qui dietro noi abbiamo rappresentato in modo arbitrario un po' questa storia di Plinio, mettendo in questi vasi, in queste ampolle, i vari tipi di letame di diversi animali, e abbiamo scritto come delle ricette in latino e in inglese come veniva utilizzato appunto al tempo dei romani. Siamo nel cuore del Museo della Merda. Abbiamo alle nostre spalle appunto un esempio di come il metano possa venire utilizzato per alimentare dei batteri che sono luminescenti. È un esperimento che ha portato avanti per molti anni la Philips di creare dei batteri geneticamente modificati che possono creare la luce, appunto alimentandosi col metano. Dunque,
Dunque, finito questo piccolo tour al Museo della Merda, e volevo solo dirvi che è solo l'inizio di un percorso che abbiamo appena intrapreso. Presto sarà aperto al pubblico, in occasione dell'Expo ci sembrava utile essere presenti anche noi, perché parliamo di cibo e di tutto quello che avviene dopo il cibo.